Voilà, voilà, eccoci qua amici di La Mia Vita Spaziale. Oggi parliamo di Telegram per il marketing e per la promozione delle proprie attività. Lo scopriamo insieme subito dopo la sigla. La Mia Vita Spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Consiglio sempre ai miei clienti di usare Telegram, che è una piattaforma molto più professionale, molto più performante per quanto riguarda la messaggistica. Aboliamo WhatsApp, che veramente non se ne può più, ti riempie il cellulare di file, ti occupa spazio, per la sicurezza è un colabrodo, insomma usate Telegram. Ma oggi voglio parlarti di Telegram proprio per il marketing, per la promozione, per le proprie attività, diciamo, di comunicazione, perché se io voglio comunicare con i miei clienti, con la mia audience, Telegram è la piattaforma giusta per te. Innanzitutto Telegram ha la possibilità di essere gestito in toto, come sul cellulare, sul proprio smartphone, ma anche da desktop, ed è nativo lì, cioè non c'è bisogno di avere un numero di telefono per entrare in Telegram. Con Telegram tu puoi fare un canale, e il canale è lo strumento che ti consiglio di usare per il tuo marketing. Tu fai un canale il quale avrà un indirizzo t.me/ e il nome che tu vuoi dare, quindi da quell'indirizzo che tu puoi dare ai tuoi clienti, fare un Q-code con quell'indirizzo, e chiunque anche da desktop potrà entrare facilmente dentro il tuo canale. Quando tu hai il tuo canale puoi renderlo pubblico, privato, solo a invito, oppure cercabile dall'universo mondo, e soprattutto dentro questo canale possono entrare migliaia e migliaia di persone. La cosa bella di questo canale è che tu puoi comunicare con i tuoi follower, per esempio, comunque con la tua audience, creando anche delle dirette. Telegram ti permette di fare sia delle dirette audio sia delle dirette audio video. E la cosa interessante è che Telegram ha copiato da Clubhouse questa funzionalità di fare questi incontri, diciamo, in cui chiunque può intervenire, può parlare. In Telegram come funziona? Uno alza la manina, come dire, c'è un tastino che ti dice alza la manina, e tu puoi dare la parola a questa persona che può intervenire se è una chat solo audio, può intervenire con la sua voce, oppure può intervenire anche con il suo video, mostrando persino il proprio desktop. Insomma, c'ha mille funzionalità. Non solo, ma ciò di cui voglio parlarti oggi, perché non finirei mai di parlare delle potenzialità di usare un canale Telegram proprio per la propria comunicazione, è che qualsiasi messaggio, quindi un messaggino, una specie di SMS, quello che tu vuoi inserire dentro il tuo canale, ha la possibilità di essere sia commentato sia di raccogliere con questo messaggio anche delle reaction. Le reaction sono molto carine perché ti permettono non solo di fare pollicione in su, pollicione in giù, ma di mettere tutti gli emoticon possibili e immaginabili, quindi di rabbia, di entusiasmo, di festa, di tristezza, insomma tutto quello che si vuole. E quindi dai la possibilità ai tuoi utenti in maniera molto semplice di interagire con i tuoi post. Ma Telegram ti permette anche di raccogliere per ogni singolo post che tu poni i commenti. Di fatto che cosa fa? In automatico lui sviluppa un secondo canale collegato con questo primo canale, nel quale le persone possono entrare. E quindi se tu pubblichi per esempio un post che dice un concetto e sotto uno vuole commentare, automaticamente viene iscritto in questo secondo canale, e quindi hai lì anche la raccolta di tutti i riferimenti, che può essere la mail, può essere il numero di cellulare, quello che loro hanno depositato, come dire, in Telegram, e per poter fare, diciamo, un'ulteriore comunicazione. Puoi scrivere loro personalmente un messaggio privato, puoi rispondere,
e soprattutto si creano dei thread molto interessanti per ogni messaggio che tu poni. Quindi diciamo che chi ha un'attività, un'azienda oppure comunque vuole comunicare qualcosa attraverso un canale, Telegram è uno strumento molto molto potente. Soprattutto io dico a tutti che la newsletter ti arriva nel computer che c'hai in ufficio oppure hai a casa, e quando apri il programma di posta leggi sì e no, sapete che i tassi di conversione e di lettura sono molto bassi, leggi quella mail nel momento in cui tu accedi al tuo computer, ma il cellulare invece tutti ce l'abbiamo in tasca sempre, quindi quando tu pubblichi un messaggio su un canale di Telegram arriva immediatamente a 1.000, 2.000, 3.000, 7.000 persone, tutte quelle che sono iscritte al tuo canale, gli arriva nella tasca e sappiamo tutti quanto è facile più volte al giorno andare a vedere, soprattutto se senti che vibra il cellulare nella tua tasca, tiri fuori e guardi questo messaggio, magari non lo leggi tutto ma un'occhiata gliela dai, quindi è un modo molto intimo, molto personale, molto diretto per parlare con i propri utenti e soprattutto per raccogliere anche la loro voce e i loro commenti, le loro reaction. Insomma, Telegram è davvero uno strumento potente. A mio avviso, ogni azienda, ogni attività dovrebbe comunicare con le proprie persone, con i propri follower, proprio con Telegram. Spero di averti dato anche oggi delle buone idee. E io quello che faccio di lavoro è proprio questo, aiuto tutte le persone a comunicare meglio e a comunicare il proprio brand o la propria persona o la propria attività. Non è solo, anzi non è per nulla una specie di magheggio sulle funzionalità di internet, ma è una strategia globale che io sviluppo, che parte sempre dall'analogico, perché teniamo conto che il digitale non sostituisce mai le proprie attività, la propria vita, i propri contatti, ma li potenzia notevolmente. E se noi sappiamo come fare, possiamo fare veramente moltissime cose. Io sono Andrea Brugnoli, questo è il podcast La mia vita spaziale. Se vuoi saperne di più su quello che propongo alle persone, vai sul mio sito www.andreabrugnoli.it, dove trovi un po' tutta la mia metodologia di lavoro, come con l'ermeneutica e con la maieutica socratica tiro fuori dalle persone il meglio di loro per presentare al mondo quello che fanno e soprattutto per insegnare loro e aiutarli ad avere una comunicazione veramente efficace e direi sempre di più spaziale. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro, a cura di Andrea Brugnoli.